Ben ritrovati ragazzi in un nuovo interessantissimo episodio di It's Logo Time. Oggi però parleremo di film e documentari che in un modo o nell'altro trattano del design e dell'arte. Prima di tutto però, sigla! Andiamo subito quindi con i 5 film e documentari che ogni graphic designer, artista, chi più ne ha più ne metta, dovrebbe vedere. Il primo della lista è Jeremy Scott, The People's Designer. Il film ripercorre appunto la vita del noto stilista e designer Jeremy Scott, designer di Moschino e di Adidas. Parla della sua infanzia partendo appunto dai primi anni nel Missouri fino ad arrivare alla sua prima collezione realizzata per appunto Moschino, presentata a Milano nel 2014. Tra l'altro Jeremy Scott ha lavorato negli anni con artisti del calibro di Madonna, Katy Perry, Nicki Minaj, Fergie, Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West, Miley Cyrus, Selena Gomez, Justin Bieber e chi più ne ha più ne metta. Quindi un film che se avete la passione dello street style e della pop culture è sicuramente da vedere. Passiamo poi a Minimalism. Quindi già dal titolo si può intuire di cosa parla questo film, dove praticamente la domanda fondamentale è: quanto può essere bella la tua vita con meno? In questo film appunto si parlerà con diversi minimalisti, i quali parleranno delle loro vite appunto inseguendo questa filosofia. Quindi si parlerà con famiglie, aziende, architetti, artisti, giornalisti e anche addirittura un ex broker di Wall Street che ha capito che in realtà per vivere la vita al massimo non bisogna per forza avere tutto. Terzo film, aka documentario, The Creative Brain, che praticamente segue la giornata del neuroscienziato David Eagleman, che riesce ad arrivare ai suoi obiettivi professionali parlando dello spettro creativo, quindi delle varie sfumature che ha la creatività, rivelando alcuni processi creativi e incoraggiando tutti noi ad essere più creativi. Penultimo si chiama Abstract, The Art of Design, serie documentario originale Netflix, nella quale artisti mettono alla luce i loro momenti più importanti della loro vita artistica. Una serie che per varie sfaccettature potrebbe interessare a molte più persone di quante non se ne immagini. Veniamo però all'ultimo film documentario. Parla della vita del primo, vita e carriera del primo afroamericano animatore di Disney. Il suo nome sarà sicuramente conosciuto per i più appassionati di animazione, ma Floyd Norman, questo è il suo nome, è stata una figura all'interno di Disney e di tante altre compagnie per quasi 50 anni. Questo Floyd Norman è chiamato il Forrest Gump dell'animazione, quindi sicuramente è un nome, anzi un soprannome abbastanza importante. Questo animatore leggendario infatti ha addirittura un suo documentario, che appunto si chiama Floyd Norman, An Animated Life. Ok, questi erano i 5 film, documentari, serie TV, quello che è, che ogni graphic designer, artista,
dovrebbe guardare. Ragazzi, non devo dirvi altro. Io vi do appuntamento a un prossimo interessantissimo video. Ciao!